Buongiorno, con questa terza video dispensa sulla durabilità vorrei entrare nel merito della questione e soprattutto far vedere gli errori e quali sono le soluzioni conformi. Su questa immagine di apertura tornerò dopo, ma anzi posso dire subito. Questo fienile, appena ricostruito in Alto Adige, con una specie legnosa durabile, come è il larice, si vede che una parete è azzurata. L'azzuramento è la prima denuncia del legno che qualcosa non va. Infatti, se si guarda bene, questa parete, rispetto alle altre, non è coperta dallo sporto del tetto. Il legno immediatamente reagisce, ma non è tanto l'ingrigimento che preoccupa, è il fatto che qui scende l'acqua e si ferma sul marcapiano e lì marcirà. Questa tremenda immagine è uno dei tanti esempi di patologia che avvengono fra l'attacco a terra e la parete, sia in Ixlam sia col sistema a telaio. Siccome è il punto centrale ed è responsabile del 60-70% delle patologie, questo attacco a terra, vorrei dedicare una dispensa a parte. Quindi per ora, anche se questo è il punto più importante per la durabilità, non lo tratto. Tratto invece dell'altra causa che sono le superfici piane. Le superfici piane, proprio perché non sono inclinate, dalle superfici piane l'acqua non va via. Ristagna, si tira dentro e dove c'è l'acqua, immediatamente il legno reagisce marcendo. Sui poggioli, responsabili di un buon 30% di fuori servizio, si è detto molto, a cominciare dalle case costruite dopo il terremoto dell'Aquila, però ancora questo particolare non viene ben realizzato e quando sull'intonaco ci sono le macchie di umidità è quasi sempre troppo tardi perché significa che il legno sotto è già marcito. Superfici piani sono anche i corrimani dei ponti, dove si formano diversi tipi di patologie, addirittura i funghi, che purtroppo non sono nemmeno commestibili. Il problema è che dove ristagna l'acqua, per esempio una fessura, lì immediatamente si formano carie, batteri, muffe, funghi, eccetera. Su questo problema del corrimano, torneremo a proposito dei ponti e farò vedere che purtroppo la maggior parte delle persone non sa nemmeno come si deve mettere il corrimano, se col cuore verso l'esterno o col cuore verso l'interno. Un'altra causa di patologie molto frequente sono le rondelle e i bulloni sporgenti dalla superficie. Lì si forma i batteri proprio nel punto di tenuta e bisogna fare in modo che l'acqua non si fermi. Per far questo, come si vede nella diapositiva dove c'è la linea che non va bene, dove la rondella e il dado sono fuori, bisogna incassarlo, mettere un tassello e soprattutto trattare la superficie, ad esempio con cera, in modo che l'acqua sia mandata via. Guardate a che punto si deve spingere l'ossessione per non far ristagnare l'acqua. L'unione di due perline di rivestimento, siccome le perline vengono da assi che sono ricavate dal tronco e quindi c'è il problema. A meno che la perlina non sia molto vicina al cuore, mano a mano si va verso la periferia, la perlina tende ad imbarcare. Quando una perlina incontra l'altra e che non hanno la stessa imbarcatura, c'è una piccola superficie piana e, come abbiamo visto, si forma prima l'azzuratura e poi il marcimento. Ci sono comunque su questo aspetto degli ottimi manuali che fanno vedere come l'acqua possa bagnare il rivestimento, però immediatamente deve scorrere via. Per
e quindi è quasi obbligatoria la sovrapposizione delle perline. Molte patologie sono legate a sciatteria, a cattiva comprensione di come funzionano le strutture. Gli elementi a sbalzo si possono rastremare perché il momento diminuisce e soprattutto nella rastremazione si possono mettere dei semplici rompigoccia che aumentano anche l'ornato, la cura, la bellezza della trave sporgente. Un'altra fonte di patologia è l'acqua che rimbalza. Qui l'avvertenza di mettere dei ciottoli che attutiscono l'acqua violenta non è sufficiente perché schizza e schizzando bagna le doghe che poi marciscono e devo dire che nel particolare in alto bisogna fare in modo, come fa vedere, che le perline inizino almeno 30 centimetri dal livello esterno del terreno, ovviamente sotto l'attacco dell'Islam. Ecco, questo è un fatto che per me è paradigmatico di quel che può succedere. Questa casa appena finita, progettata, pensata in muratura e trasformata in legno, è stata finita da operatori molto bravi sulle costruzioni in muratura, ma poco esperti di costruzioni di legno. Dopo 3 anni i proprietari sentivano odore di muffa, di funghi, è stata tolta il rivestimento. E sotto si è trovato un bellissimo fungo, la serpula, che stava invadendo ormai tutte le pareti, perché si sa che la serpula va a trovare l'acqua dove c'è, anche a 10 metri di distanza, e le ife nel loro viaggio di ricerca dell'acqua spaccano i legami strutturali del legno. Allora, la faccio breve, molti erano i CTP, scusate, intervenuti. E gli ho detto io farei venire l'elettricista. E quando è venuto l'elettricista, gli ho detto: lei quando fa un buco nel muro tiene il trapano così, così o così? Ah, dice come capita. No, invece lei l'ha tenuto così, non ha tappato il buco del foro per mettere una luce e l'allarme esterno. Da quel buco è andata dentro l'acqua e che ha provocato il marcimento della struttura. E questo rasenta la demenzialità delle barriere antirumore dell'autostrada, sono state fatte di legno e rivestite di legno e di verde, cioè si è messo il legno nel bagnato dopo un paio d'anni e tutto quanto era marcito. Cioè, se uno mette il legno a contatto dell'acqua, a contatto dell'umidità, anche il miglior legno del mondo, che ne so, l'Iroko, il Teak o la specie più durabile al mondo, dopo qualche anno marcisce. E così bisogna stare molto attenti perché basta un contatto col terreno umido per far marcire la struttura. L'attacco a terra, ripeto, è la parte più difficile da risolvere e anche la più vulnerabile. Basta un elemento che raccoglie la trave con un collare, lì si ferma l'acqua e il marcimento è assicurato. Ogni volta che l'acqua si ferma sul marcapiano, comincia la zurratura e poi il degrado. Quindi bisogna fare in modo che l'acqua toccata e fuga, come ho detto altre volte. Di questo ho già detto, la prossima dispensa sarà dedicata esclusivamente all'attacco a terra. Arrivederci.